ragazzi, eccoci tornati in questo nuovo video. Oggi siamo a Jesolo, siamo in macchina e stiamo andando in uno dei ristoranti delle steakhouse migliori d'Italia. Cioè, preciso è la settima, seguendo la classifica di Braciami Ancora, che è uno youtuber. Se non lo conoscete, vi lascio qua sotto il suo Instagram e andatelo a vedere. E quindi stiamo andando alla settima steakhouse migliore d'Italia e oggi vi farò vedere cosa si mangia alla settima steakhouse migliore d'Italia. Eccoci ragazzi, stiamo entrando e guardate cosa c'è scritto. Si prega la gentile clientela maschile di non accendere alle sale in canottiera. Pensate quanto è elegante. Allora ragazzi, abbiamo ordinato un tagliere che ci dividiamo in tre, io e il mio cugino e il mio manager, e poi dopo il tagliere abbiamo ordinato una bisteccone che vi farò vedere. È arrivato il tagliere, prendiamo uno di tutti questi. Ora ragazzi, confronto con prosciutto italiano. Che ha sempre il suo fascino. E poi con il prosciutto spagnolo. Prendiamo il pane per levare il gusto. Assaggiamo il prosciutto spagnolo. Robertino, buono. Questa è la bistecca. Mariuccio, questa è quella che ci mangiamo noi, va bene? Dai, grazie. Questa, la numero 105, è la nostra bistecca. Hai gestito locale di verso la fuga? Hai gestito locale anche verso la fuga? Dove ti do il tuo? Vieni. Ah, perché devo andare in Puglia, allora. Mi sono comprese, dipende dove vai. Il grigliatore della nostra bistecca. Grazie. Questa è la nostra bistecca, assaggiamo. Come ti sembra? Con la griglia. Come? Buona. No, 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 non c'è problema. Bravo. Buon appetito. Grazie ragazzi. Ora ragazzi è il momento dell'osso. Com'è andata? Buono. Molto bene, grazie. Allora ragazzi, il ristorante era buonissimo e nulla. Al prossimo video, ciao!